credo che questa edizione sia proprio la testimonianza di come l'intelligenza artificiale si trasforma sempre di più in un mezzo al servizio dell'arte contemporanea, e credo che in questa mostra si veda particolarmente perché molte opere nascondono la tecnologia. Gli artisti sono stati selezionati in virtù dell'innovatività della proposta, non tanto da un punto di vista tecnologico quanto concettuale. Un artista attento al contemporaneo non può non essere attento all'intelligenza artificiale. Io mi sono sempre occupata del rapporto arte-scienza, però questa è la prima volta in cui utilizzo un sistema, tra l'altro molto complesso, di machine learning. A me interessa molto utilizzare questo tipo di dispositivi, quindi in un certo senso automatizzati, perché ci aiutano a dissuadere il nostro atteggiamento che abbiamo a riprodurre sempre le cose che abbiamo visto, le cose che abbiamo già interiorizzato. E quindi i dispositivi di questo tipo, appunto, sì, penso che ci possano aiutare anche a vedere in maniera differente e quindi poi anche a pensare in maniera differente. Diciamo, sono dei veri ricercatori gli artisti. Noi all'intelligenza artificiale ci siamo avvicinati sulla base di un principio teorico-estetico che fa parte dei nostri studi, che è quello dell'astinenza espressiva dell'artista. Cioè, noi come artisti cerchiamo di eliminare la creatività nostra per favorire la creatività del pubblico. E quindi l'intelligenza artificiale è stata uno strumento per non essere noi creativi. Nell'Art Prize noi chiediamo agli artisti di fare delle proposte di progetti d'opere d'arte contemporanea riferendosi ai canoni dell'AI, sia nel senso tecnico-scientifico che per gli impatti che questo ha.